Amici di Palermo in Progress, ci troviamo oggi in corrispondenza del nuovo parcheggio di Tommaso Natale, realizzato da oltre 1000 giorni, il quale continua a rimanere chiuso a causa della mancanza della pubblica illuminazione. Questi problemi riscontrati dal comune di Palermo, che non lo ha voluto prendere in consegna proprio per questo motivo. Ricordiamo che la stazione di Tommaso Natale potrebbe essere un punto intermodale di scambio per l'intera zona nord di Palermo, servendo anche le città, i comuni confinanti con il capoluogo. L'apertura di questo parcheggio potrebbe garantire l'interscambio con i mezzi pubblici, nel quale potrebbe sorgere una fermata in corrispondenza appunto dell'ex passaggio a livello dove ci troviamo. Perché proponiamo una fermata del bus in corrispondenza dell'ex passaggio a livello e non davanti la stazione? Semplice, perché Piazza di Tommaso Natale è già un importantissimo punto di interscambio per tutti i mezzi pubblici. Abbiamo la linea 100 che collega l'intera città percorrendo l'intera circonvallazione, abbiamo i bus che da Sfera Cavallo conducono allo stadio, bus che dallo stadio scendono a Sfera Cavallo e poi vanno a Mondello ed altre linee. Il parcheggio continua a rimanere chiuso, ma continuano anche i disagi legati a questo parcheggio, perché molta gente proveniente anche dalle vicine borgate come Partanna Mondello preferiscono portare l'auto in città, quindi a Villa Adriana, quindi in Viale Strasburgo per intenderci, per poter usufruire della stazione di San Lorenzo Colli, che ha qualche posto auto e anche una maggiore frequenza dei treni, perché da questa stazione, quella di Tommaso Natale, che negli anni fu un'importantissima stazione, vi sono soltanto un treno l'ora. Un treno l'ora con uno che... cioè sono due treni l'ora, uno che transita e uno che ferma, pardon. Una situazione che giustamente invita l'utenza, la potenziale utenza, ad utilizzare un'altra stazione. Forse è l'unica città d'Italia dove le automobili vengono portate in città, in centri più densamente abitati, a causa di questi disservizi. Palermo in Progress chiede anche nei dovuti tavoli tecnici l'attivazione del servizio che metropolitano, anche qui con una cadenza di un treno ogni 30 minuti anziché 60 minuti, ovvero il regionale tra virgolette veloce che conduce a Punta Raisi, a nostro avviso dovrebbe fermare anche in questa importantissima stazione, perché quella di Tommaso Natale è una borgata che raggruppa veramente molti quartieri. Da ricordare che non ci sono soltanto i quartieri come Marinella, ovvero Sant'Ambrogio, o Tommaso Natale. Vi sono anche i quartieri pedemontani, quelli, cioè, ci sono le abitazioni che stanno appunto sulla montagna circostante a Tommaso Natale. Altra situazione che poi approfondiremo, perché questi quartieri, come il resto della circonvallazione, sono completamente sconnessi, il lato monte della circonvallazione, sono completamente sconnessi dal servizio del passante ferroviario. Di questo ne parleremo in un prossimo appuntamento. Vi ringraziamo per aver seguito questo appuntamento con Palermo in Progress.